Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In vista delle decisioni della cabina di regia dell'emergenza Covid rispetto alla classificazione delle regioni prevista per venerdì, il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, nel corso della conferenza stampa per l'esposizione dei contenuti della legge sugli impianti sciistici, non ha lesinato critiche al governo. L'Abruzzo si appresta ad essere l'unica regione a restare in zona rossa, ma il presidente non ci sta e vuole una classificazione. Una riclassificazione in base ai dati in tempo reale. Paolo Renzetti. Mentre continua l'interlocuzione Regioni-Governo in vista del prossimo DPCM da varare domani, in Abruzzo divampano le polemiche sull'eventuale uscita dalla zona rossa, sempre meno probabile secondo le prime indiscrezioni. Marsiglio oggi in conferenza stampa ha criticato la sincronia tra dati reali e passaggio tra le varie zone di rischio. Per il presidente della giunta regionale ci sono già le condizioni per uscire dalla zona rossa. Noi dichiariamo la zona rossa quando i numeri ci dicono che siamo rossi, punto. Non è questione di giocare d'anticipo, in ritardo. Quando vediamo che la situazione è pericolosa, adottiamo misure di cautela per riportare la situazione sotto controllo. È quello che abbiamo fatto. Come ho dimostrato con i numeri, è vero, c'è l'incremento del posti letto in ospedale rispetto all'inizio della zona rossa c'è stato, però i dati degli ultimi giorni mostrano una curva in discesa, una curva, diciamo, che si è stabilizzata e che comincia anche a scendere sugli ospedalizzati complessivi, e nel frattempo, oltre a stabilizzarsi e a cominciare a dare qualche primo timido segnale di diminuzione, abbiamo, come ho raccontato prima, incrementato di circa 200 i posti letto disponibili, il che rende il sistema più resiliente. Stiamo in via di completamento alcuni lavori, nelle prossime settimane potremo continuare a consegnare nuovi posti letto negli ospedali pubblici in base al potenziamento della rete Covid, e quindi questo ci fa dire di poter fare una moderata apertura, perché poi passare da zona rossa ad arancione non è che cambia il mondo, eh? Cioè, si torna a scuola seconda e terze medie e magari possiamo discutere col nostro comitato tecnico se tenerle chiuse fino a Natale e fare la riapertura delle scuole tutte dopo le ferie, perché un provvedimento più restrittivo, diciamo, a metà strada lo possiamo comunque fare. Io non posso fare provvedimenti meno restrittivi, cioè se il ministro Speranza vorrà continuare a tenerci in zona rossa, io non ho il potere di modificare quella decisione. Sempre in vista delle festività natalizie si è aperto anche il fronte relativo all'economia montana e agli impianti di risalita. Nonostante le pressioni delle regioni dell'arco alpino alle quali si è aggregata la regione Abruzzo, il governo si appresta a far restare chiusi gli impianti sciistici a Natale, aprendo così la partita dei ristori. Nel frattempo la regione Abruzzo ha varato una legge sugli impianti di risalita e sulla gestione dell'emergenza, dove ci sono anche aiuti per 3 milioni di euro. La legge è stata approvata all'unanimità, dando quindi l'esempio di unità verso una direzione ben stabilita. Volevo aggiungere a quanto detto dal Presidente Marsiglio un aspetto molto importante di questa legge, cioè quella della sicurezza anti-Covid, perché sia nei finanziamenti che verranno dati ai gestori degli impianti, ma anche ai finanziamenti che verranno dati alle scuole sci, ma anche agli affittasci, sono previste delle quote che servono proprio per migliorare la sicurezza Covid. Ad esempio, nelle scuole sci avranno a disposizione 3.000 euro a scuola sci, oltre quello che verrà poi per altri problemi, ma dedicati esclusivamente per la sicurezza Covid. I contagi calano nella nostra regione, che però resta ancora in zona rossa. A pesare, come spiega ai nostri microfoni il dottor Alberto Albani, è il numero dei ricoveri. Vediamo. Che la pressione sugli ospedali è ancora alta, sia a livello di terapie intensive che a livello di reparti Covid. Stiamo vedendo proprio in questi giorni un abbassamento dei numeri, come diceva lei, dei numeri di contagi a livello della regione Abruzzo, ma questo abbassamento si ripercuoterà più lentamente sugli ospedali, perché l'andamento è circa spostato di 2 settimane fra, diciamo, il tempo dell'infezione e il tempo dei sintomi. Per cui questi primi risultati della zona rossa,
rosse che si stanno vedendo con l'abbassamento dei positivi si rifletterà sugli ospedali con circa 14 giorni di ritardo. Stiamo adesso vedendo anche sugli ospedali, comincia a esserci anche qui un rallentamento, ma è più lento rispetto a quello che è a livello del territorio, proprio perché ci sono queste due settimane di latenza. Noi speriamo, ci auguriamo, e dai primi dati che stiamo elaborando sappiamo che ci sono 21 parametri in cui tiene conto il Ministero, molti di questi parametri sono rientrati all'interno del range di pseudonormalità, per cui noi speriamo che nei prossimi giorni possiamo rientrare, cioè uscire dalla zona rossa e rientrare nella zona arancione. Noi lavoriamo tantissimo giorno e notte in condizioni veramente pesanti, perché io vorrei invitare qualche volta la televisione, possibile, purtroppo non possiamo farla, a vedere in che condizioni lavora il personale sanitario, in cui colgo l'occasione per ringraziarlo tutto, con tute, maschere, abbiamo anche difficoltà a volte per l'alimentazione, anche di un semplice caffè che potrebbe essere un attimo di ristoro, proprio perché abbiamo la necessità di accudire questi pazienti in protezione e in sicurezza. Quindi noi non facciamo altro che rinnovare continuamente l'appello alla popolazione che, se nei periodi di Natale, noi ci auguriamo, possiamo tutti riprendere una pseudo attività normale, di non scordarci di quelle che sono le condizioni di sicurezza, che sono, ripeto, poche, perché l'uso della mascherina, un distanziamento sociale, lavaggio spesso delle mani non mi sembra un grosso sacrificio, ma queste piccole avvertenze, queste piccole attenzioni risparmiano sul mondo sanitario una pressione fortissima. Ringrazio tutta la popolazione che ha contribuito a far diminuire la pressione sui pronto soccorso per quanto riguarda i pazienti cosiddetti puliti, cioè non Covid, mentre la pressione Covid è ancora alta e, come dicevo prima, scenderà più lentamente. E nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 381 nuovi casi di Covid-19 su 4.384 tamponi processati, con una percentuale di incidenza dei positivi sui test che scende all'8,6%. L'età dei nuovi positivi è compresa tra 1 e 95 anni. 139 casi sono riferibili alla provincia dell'Aquila, 63 a quella di Chieti, 53 a quella di Pescara, 126 a quella di Teramo. Purtroppo sale il bilancio delle persone decedute, sono 21 nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 59 e 94 anni, 5 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e una residente fuori regione. Nel dato odierno sono peraltro compresi 4 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Rispetto a ieri sale di 564 il numero dei dimessi guariti e scende quello degli attualmente positivi, meno 204. Circa i ricoveri ce ne sono 6 in più tra quelli ordinari, mentre scendono di 2 unità quelli in terapia intensiva. E quello natalizio è il periodo più importante dell'anno per i commercianti, ma non è ancora deciso quando i negozi potranno riaprire. Fateci lavorare, dicono nelle attività, mentre già si preparano ad alzare la saracinesca. Giuseppe Dintino. Se chiudono i negozi, che cosa rimane di questa città? Siamo a Pescara Centro, mancano poco più di 20 giorni a Natale, sono già state posizionate le luminarie, alle mie spalle vedete l'albero del comune quasi completamente allestito e anche nelle vetrine dei negozi compaiono i primi addobbi. I commercianti si stanno preparando alla riapertura. Ci stiamo preparando sperando di riaprire il prima possibile, stiamo riallestendo tutto il negozio con gli addobbi natalizi, nuovi arrivi eccetera per prepararci i regali di Natale. Siamo chiusi insomma da quasi un mese ormai, per cui veniamo qui la mattina, facciamo foto, storie, insomma cerchiamo almeno di vendere online, che fortunatamente riusciamo insomma a fare qualcosina, ma non è mai il negozio aperto ovviamente, anche perché abbiamo tutto questo negozio così grande e così bello che è un peccato. Ci auguriamo che riaprano, ovviamente noi adotteremo tutte le misure necessarie per evitare il sovraffollamento, però ci aspettiamo che di diventare almeno zona arancione. Le prossime ore saranno decisive per determinare quando si potrà riaprire. I dati della seconda ondata in Abruzzo arrivano oggi sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico e su quello della cabina di regia ministeriale. Domani il colloquio tra il presidente Marsilio e il ministro Speranza.
La regione aveva anticipato il governo di 2 giorni per quanto riguarda l'istituzione della zona rossa in Abruzzo, adesso vorrebbe tornare zona arancione a partire dal 4 di dicembre. Occorrerà però attendere il via libera del ministro della Salute Speranza, che potrebbe far tornare l'Abruzzo in zona arancione a partire dal 10 di dicembre. Se fosse il 10 sarebbe troppo tardi? Sarebbe troppo tardi, sicuramente, perché comunque perdere il ponte dell'8 di dicembre sarebbe un danno enorme. Per tutti i negozi. Sarebbe tardi perché saltiamo anche l'Immacolata, che l'Immacolata solitamente c'è chi compra, inizia a comprare regalini per Natale, chi insomma si inizia a fare un giretto nei negozi, ha voglia di comprarsi quel vestito nuovo, quella gonna nuova. Poi l'importante è che ci fanno aprire, noi speriamo nel 4, se poi dovesse essere il 10, pazienza. Ma io penso che tanto appena riapriremo le persone avranno voglia di uscire, di comprare, di andare nei negozi a fare i pensieri. E mentre si decide del futuro dell'economia abruzzese, i commercianti, come abbiamo visto, si sono reinventati con lo shopping online principalmente, anche perché intanto alle spese di gestione, zona rossa o non zona rossa, bisogna comunque far fronte. L'assurdo è che comunque noi abbiamo un negozio anche di fronte dell'adulto e praticamente siamo chiusi. Siamo chiusi e questo comporta un danno pazzesco. Abbiamo 3 persone in cassa integrazione e poi a oggi praticamente noi ancora non sappiamo quando riaprire. Ed è assurdo tutto questo, il Natale è arrivato e per noi è un danno troppo grande che non riusciremo mai a recuperare. Un'azienda che ha una spesa mensile di milioni, perché comunque gli affitti si devono pagare, il personale bisogna pagarlo, quindi contributi, stipendi, tutto quanto, la merce che tu hai acquistato ed è invenduta e che ti rimane dentro il negozio, cioè questo chi lo paga? Lo Stato non ci ha dato nulla. Neanche uno degli aiuti promessi è arrivato? Nulla, assolutamente nulla a oggi. Noi personalmente non abbiamo visto niente. Sono disponibili dal 1 dicembre i test sierologici presso le farmacie della nostra regione. La campagna voluta da Regione Abruzzo, Federfarma e Assofarma servirà anche a garantire un quadro più completo dell'andamento del Covid-19 in Abruzzo. Stefano Recanati. Al via la campagna che prevede l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie abruzzesi. L'iniziativa è frutto di un accordo sottoscritto tra Regione, Federfarma e Assofarm. Il test in questione, che verrà eseguito su base volontaria, è quello sierologico con ricerca anticorpi IgM, quelli che compaiono nella fase iniziale, a pochi giorni dall'esordio dei sintomi, e tendono poi a sparire abbastanza rapidamente, e anticorpi IgC, che compaiono un po' più tardi rispetto all'IgM, ma durano molto più a lungo. Avranno diritto all'esame gratuito il personale docente e non docente, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi e gli studenti universitari residenti in Abruzzo. Il costo è di 15,58 euro per chi non rientra tra queste categorie. I soggetti dovranno dichiarare di appartenere a tali categorie con apposita autocertificazione. I risultati saranno inseriti direttamente dai farmacisti nella piattaforma Attra della Regione, nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico. Ad aderire circa il 60-70% delle farmacie della nostra regione. I test sierologici saranno effettuati solo previa prenotazione. Con questo test infatti possiamo vedere immediatamente se il paziente è entrato in contatto con un potenziale Covid, perché riusciamo a vedere sia le immunoglobuline della memoria, quindi se ha avuto un contatto in passato, sia le immunoglobuline che vengono invece prodotte immediatamente. Ci vuole qualche giorno per produrre queste immunoglobuline, quindi nell'arco di qualche giorno possiamo già vedere se il paziente è entrato in contatto. Come stanno andando questi test? Sono arrivate già tante persone? Sì, abbiamo infatti una lunga fila fuori, andiamo su appuntamento proprio per evitare eventuali problematiche di intasamento, e ne abbiamo tanti, ne facciamo almeno 10-12 al giorno, anche di più a volte. Diciamo che basta solo un piccola goccia di sangue per avere questo test? Sì, sì, è assolutamente pratico, veloce, ci vogliono 15 minuti più che altro di attesa, perché facciamo soltanto un pizzico sul dito, quindi adatto anche a bambini piccolini che vanno anche all'asilo, eventualmente se fossero stati esposti a un eventuale contagio, e in un attimo facciamo, quindi in un quarto d'ora già si sa la salute del paziente.
Classificati inagibili dopo il sisma del 2016, decine di case ATER di Colleatterrato di Teramo sono abbandonate da ormai 4 anni senza alcun intervento di ristrutturazione. In questi giorni la situazione si è poi aggravata per via di furti e danneggiamenti all'interno degli appartamenti. I cittadini sfollati assistono attoniti a questo scempio e protestano per la mancanza di controllo e sicurezza. Tania Bonici Castelli. Ma cosa sta succedendo nel quartiere di Colleatterrato a Teramo, tra le decine di palazzine ATER abbandonate dopo gli ultimi sismi e non ancora ristrutturate? Furti, scassi, vandalismi di ogni genere e occupazioni abusive. Gli sfollati protestano, stanno smontando le nostre case pezzo pezzo senza che nessuno intervenga. Quasi nulli controlli sia da parte dell'ente proprietario, l'ATER appunto, o delle forze dell'ordine. Colleatterrato praticamente ogni mese, ogni anno che passa è sempre peggio, perché è sempre più in stato di abbandono. E leggiamo ovviamente, come anche se siamo noi gli inquilini, leggiamo di furti che si susseguono ogni notte, non solo la ricostruzione ancora al palo, ma addirittura è uno stato pure d'abbandono, pure il controllo. Ma su questa situazione avete interpellato l'ATER, avete chiesto l'aiuto dell'ATER? Questo sono anni ovviamente che questo problema esiste e persiste, e quindi è chiaro, negli incontri è stato sollevato. Ovviamente qua è chiaro, poi ci stanno sempre rassicurazioni che finalmente parte questa ricostruzione e quindi magari che dovrebbe in qualche modo quindi risolvere il problema, perché poi sarebbero ovviamente a mettere fuori gli arredamenti. Quindi, però purtroppo, come sappiamo, l'unico lavoro che era partito via Adamoli già è fermo. Poi c'è anche il problema dei ritardi clamorosi ovviamente del CAS, ci sono anche in questo caso rassicurazioni di saldi entro la fine dell'anno di questi ritardi di 4-5 mesi assurdi di pagamenti, e quindi non ci resta che sperare che fra il dire e il fare non ci sia di mezzo il mare anche in questa occasione. La pazienza di questi cittadini si è esaurita da tempo. Sono 4 anni che attendono gli interventi di ricostruzione e che sono fuori casa. Adesso ci si mettono anche ladri e sciacalli. Un Natale davvero tragico. Questa mattina, nel corso di una breve cerimonia, è stata donata da una infermiera ausiliaria dell'ospedale di Pescara al pronto soccorso una barella in ricordo di Mimmo Grosso, rappresentante della marineria pescarese scomparso nei mesi scorsi. Vediamo. Un grande gesto di solidarietà in un periodo difficile come quello attuale a causa della pandemia. Questa mattina infatti, presso il piazzale esterno del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, il dottor Alberto Albani, direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza della ASL di Pescara, ha ricevuto la donazione di una barella elettrica da parte di Laura Tiberi, infermiera ausiliaria presso lo stesso pronto soccorso del Santo Spirito. La donazione è stata fatta in ricordo del fraterno amico Mimmo Grosso, per tanti anni rappresentante e portavoce della marineria pescarese, recentemente scomparso, lasciando un grande vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto. Alla donazione ha presenziato anche la moglie di Grosso, Marina Di Vincenzo, alla quale il pronto soccorso di Pescara ha donato una targa ricordo. Anche grazie a questo generoso gesto, il ricordo del signor Mimmo Grosso resterà vivo nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuto, e gli utenti del pronto soccorso, ha detto il dottor Albani, si gioveranno così dell'utilissima barella elettrica. Il GUP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo ha assolto la Life Pescara, associazione di assistenza e soccorso, e il suo rappresentante legale Manuel Castellano dall'accusa di truffa aggravata nei confronti della ASL di Pescara, perché il fatto non sussiste. Vediamo. All'esito di un rito abbreviato che la dottoressa Di Carlo ha ammesso, la Life Pescara e il suo legale rappresentante Castellano Mallo sono stati assolti da un'accusa particolarmente pesante, che era quella di truffa ai danni della ASL con conseguente arricchimento della Life. La vicenda trae spunto da un esposto anonimo, questo lo abbiamo appurato accedendo al fascicolo del pubblico ministero, che ha mosso la Guardia di Finanza nell'intento di verificare se vi fossero state ipotesi di sovraffatturazione. Secondo
ipotesi accusatoria, sostanzialmente la Life Pescara approfittava della ASL di Pescara imputando dei pagamenti per trasporti in realtà mai eseguiti. Questo era in base, diciamo, l'oggetto della contestazione, lucrando dei guadagni di circa, calcolati in circa 40-50 mila euro. Questa era l'ipotesi originaria. Noi abbiamo dimostrato sin dalle prime battute, e poi ne dà atto anche il giudice Di Carlo, che appunto le indagini difensive sono state vincenti sotto questo profilo, che in realtà tutto si fondava su un equivoco. L'equivoco è consistito nel fatto che nella fatturazione prodotta da Life Pescara e per prassi da sempre accettata dalla ASL, dal competente ufficio ASL, venivano indicati due numeri di targa, uno individuante l'ambulanza e uno individuante l'autovettura medica, ma quel numero di targa individuava semplicemente il tipo di mezzo utilizzato e non anche il mezzo in concreto utilizzato per quel servizio. Questo ha indotto evidentemente in errori gli organi inquirenti che, voglio dire, facendo perfettamente il loro mestiere, hanno ritenuto, errando, che quello stesso autovettura avesse fatto più trasporti nello stesso giorno. Così evidentemente non era, e bastava riflettere sul fatto che un'ambulanza non può trasportare se non più di due persone, sostanzialmente il paziente, chi lo assiste, salvo l'autista ovviamente che conduce il mezzo. All'esito delle indagini difensive questa realtà è emersa e plasticamente la dottoressa Di Carlo ne dà atto nella sua sentenza, tant'è che assolve perché il fatto non sussiste, quindi con la formula più ampia dell'articolo 530 primo comma, e lo stesso fa nei confronti della Life Pescara. Ci tengo a dire che la Life Pescara peraltro ha potuto dimostrare nel corso del processo di essersi munita, e credo che sia l'unica associazione per quanto mi è noto che l'abbia fatto, di un valido modello organizzativo validato ai sensi del 231, e quindi al suo interno ha un sistema per prevenire proprio la commissione di potenziali reati legati sia ai rapporti con la pubblica amministrazione, ma sia anche, diciamo, al trasporto dei pazienti dializzati e quindi a tutte le possibili problematiche cui va incontro. Con la contestazione ai sensi della 231, il pubblico ministero ben avrebbe potuto chiedere una sanzione interdittiva, proprio perché logicamente laddove si ipotizza che un ente commetta dei reati a danno di una pubblica amministrazione, ebbene quell'ente può essere messo tra virgolette fuori gioco, proprio per prevenire la commissione di futuri reati. Il pubblico ministero avrebbe certamente potuto inibire per un periodo anche di qualche mese proprio l'operatività della Life, e questo sia con danno evidentemente per la stessa associazione, che avrebbe rischiato il default economico e quindi chiaramente la sua chiusura, ma sia con danno anche per i possibili ripercussioni per i pazienti, che evidentemente avrebbero dovuto essere poi gestiti in altro modo, visto il servizio di pubblica necessità che Life svolge. Si sono celebrati questo pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonio in Viale Sabucchi i funerali del medico sociale del Pescara Ernesto Sabatini, scomparso a seguito di una malattia due giorni fa all'età di 69 anni. Presente tutta la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza. Tante le testimonianze d'affetto sui social da parte di ex calciatori del Pescara che hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane e professionali di Sabatini. Ci lascia un grande uomo che ha saputo unire la sua professionalità alla passione per il calcio, ha detto il presidente Daniele Sebastiani nella nota di cordoglio diffusa dalla società. Commosso il ricordo anche dell'amico Claudio D'Arcangelo, storico fisioterapista del Pescara, in pensione da pochi mesi. Potevi chiedergli qualunque cosa e a qualunque ora, e lui era sempre disponibile. In occasione della partita di campionato Ascoli-Pescara di venerdì, i biancazzurri scenderanno in campo indossando la fascia di lutto al braccio. E siamo entrati così anche nella pagina dello sport. Pescara che ha partecipato nel pomeriggio ai funerali del medico sociale Sabatini e che al mattino ha svolto la seduta di allenamento in vista della trasferta di venerdì ad Ascoli. Ascoli che invece questa mattina ha presentato il nuovo allenatore, ovvero Deglio Rossi, il servizio di Jacopo Forza. Allenamento mattutino per il Pescara che venerdì sera affronterà l'Ascoli al Cino e Lillo del Duca nell'anticipo della 10ª giornata di Serie B. Esercitazioni offensive per la formazione del neotecnico Roberto Breda, che sta lavorando al 3-5-2 da presentare nelle Marche, con Setter che rientra dopo lo stop che non gli ha consentito di essere in campo nelle sfide contro Spalle e Pordenone, entrambe perse dal Delfino. Una buona notizia dunque, vista la carenza davanti per Breda, che non avrà Asensio, che ha concluso qui il 2020 e tornerà soltanto ad anno nuovo. Insieme a Setter dunque ci sarà Galano come compagno di reparto, mentre dietro sarà Bocchetti al centro della difesa 3 con Jarosinski e Gutt a completare il pacchetto arretrato.
mancato. Probabile dunque la panchina per Scognamiglio, così come per Bellanova a destra come quinto, perché in quella posizione agirà Balzano. Sulla corsia opposta va ancora scelto l'interprete e sarà uno tra Anzita e Crecco, visto che Masciangelo è fuori causa per via della distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti che lo terrà lontano dai campi almeno per altre 3 settimane. Antei lavora col resto della squadra ma non è ancora disponibile, mentre in mezzo con Valdifiori e Maestro un altro ballottaggio, quello tra Buselato e Memusciai, con Fernandez fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato sabato pomeriggio. Dalla parte bianconera sarà squalificato uno degli ex della gara, Riccardo Brosco, 2 le giornate rimediate dal difensore dell'Ascoli dopo l'espulsione nei minuti finali del match con il Venezia allo stadio Penso per comportamento scorretto. Rientreranno invece dal turno di stop il centrocampista ex lanciano Marcel Bückel e il difensore Corbo. Seduta pomeridiana invece per l'Ascoli, che stamattina ha presentato l'altro grande ex della partita del Duca, Delio Rossi, arrivato dopo l'esonero di Valerio Bertotto. Io ringrazio il presidente che mi sta dando questa opportunità. Stavo a casa, il presidente mi ha chiamato, siccome a me piace fare sto mestiere, quindi penso che abbiamo trovato l'accordo in 5 minuti, ma gli uomini si vedono quando le cose non vanno bene. Molto probabilmente bisogna fare leggermente magari qualcosa di diverso, perché io sono abituato sempre a fare A, e A non va bene significa devo fare una modificata, poi arrivare magari a B, però gradatamente. Ecco, in questo momento ho avuto grande disponibilità da parte della squadra, dei ragazzi, sotto questo punto di vista almeno in questi 3 giorni sono encomiabili. In questo momento hanno, secondo me, e abbiamo bisogno di tutti. Intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pro Teramo, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha affrontato il tema delle scadenze di dicembre delle società, ha parlato del credito d'imposta e della possibilità di una riforma complessiva del calcio italiano. Ascoltiamolo. Mi sembra che complessivamente tiene la Lega Pro. Nelle ultime giornate è andata migliorando anche la situazione dal punto di vista di Covid-19. Domenica è stata la prima domenica dopo alcune settimane, le ultime, che era in fase di miglioramento, si vedeva dai dati. Domenica non c'è stata nessuna partita rinviata, auguriamoci che possa andare avanti. Avremmo bisogno di un intervento di sostegno da parte del governo e del Parlamento. Come ha già dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, lo stesso dato risulta a me, già la stragrande maggioranza della Serie C nel corso di queste settimane, di questi mesi, ha già pagato, quindi rispettando questa scadenza, quindi ritengo che non ci dovrebbero essere particolari problemi. Mi preoccupano alcune società, ma questo dipende non solo dalla scadenza, ma dalla situazione generale. Il progetto di riforma deve essere del sistema calcio italiano. Sino ad ora si è parlato di ipotesi le quali non hanno una grandissima credibilità. L'ultima è stata questa vicenda che non credo approderà nemmeno in Consiglio federale. Perché mi sono arrabbiato? Per il ragionamento che ho fatto prima. O si ragiona insieme e non è materia in cui ognuno guarda dal buco della serratura il suo problema, oppure per motivi elettorali, e si comincia a ragionare veramente a sistema nel calcio italiano, o se no ogni processo di riforma non va avanti. E novità anche nel mondo dei dilettanti per l'introduzione del protocollo Covid con l'introduzione dei test antigenici. I dettagli nel servizio. La LND aggiorna il protocollo per il mondo dei dilettanti. Da ieri sera infatti è ufficiale che anche in Serie D ci sarà l'introduzione dei test antigenici e quanto previsto già per il mondo professionistico. La Commissione Medico-Scientifica Federale ha ritenuto ragionevole e affidabile infatti utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in alternativa ai test molecolari anche i test antigenici quantitativi, prevedendo l'inserimento obbligatorio di un test settimanale entro le 48-72 ore antecedenti la disputa della gara per tutto
il gruppo squadra individuato dalle società. Laddove il test rilevi la presenza del virus, l'atleta dovrà essere considerato un contagio, andrà posto in isolamento o quarantena e non potrà essere schierato in campo. In caso la positività derivi da un test antigenico rapido, sia il soggetto positivo conclamato che quello debolmente positivo dovrà essere considerato a tutti gli effetti un contagio ed essere sottoposto ad un test molecolare di conferma. Qualora la società ritenga di porre in atto ulteriori misure di controllo clinico e strumentale, potrà attivare in autonomia ogni iniziativa ritenuta utile. Raccomandato è l'utilizzo almeno iniziale di test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2. Tutti i componenti del gruppo squadra dovranno comunque compilare almeno settimanalmente e ogni qualvolta si verifichi un mutamento dello stato di salute individuale o se ne presenti la necessità l'autocertificazione sul loro stato di salute. La gestione dei casi di accertata positività al virus consente il proseguimento degli allenamenti per i soli componenti del gruppo squadra che non siano positivi. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. La gradualità di ritorno dell'atleta agli allenamenti e alle competizioni dovrà essere valutata dal medico sociale del club o dal medico addetto al protocollo, in relazione al quadro clinico di riferimento e al contesto e alla durata dell'interruzione dell'attività dovuta alla malattia. E prima dei saluti ricordiamo che questa sera alle ore 21 andrà in onda la prima puntata della trasmissione dedicata alla medicina Dottor Starbene. In studio con la conduttrice Incoronata Ronzitti ci saranno gli ospiti Paolo Noccioli e Alessandro La Barba. Si parlerà del tumore al seno. Ebbene, possiamo chiudere qui questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.